Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo terzo episodio di divulgazione riguardo gli articoli della ISSN. L'argomento che tratteremo oggi sono le diete a basso contenuto energetico e le diete a contenuto energetico molto basso. Le diete a basso contenuto energetico, a basse calorie, vanno dalle 1000, anzi dalle 800 in realtà, alle 1200 calorie. Mentre le diete a contenuto energetico molto basso vanno dalle 400 alle 800 calorie, che è veramente poco in effetti. Parleremo principalmente di quest'ultime, quanto a loro è dedicato un intero paragrafo proprio come tipologia, gli effetti che ne derivano e chi può beneficiarne. Allora, quali sono le caratteristiche? Quelle che vengono principalmente analizzate sono le diete artificiali, quelle fatte con sostituti di alimenti, sostituti di interi pasti, principalmente con polveri e integratori in generale. Hanno la caratteristica di contenere uno spettro completo di aminoacidi, uno spettro completo di vitamine e di minerali, di essere quindi arricchite o fortificate in gergo tecnico. Nonostante questo, non è possibile evitare una fisiologica perdita di massa muscolare quando si va ad applicare questo tipo di protocolli, seppure ci sono degli accorgimenti che poi vedremo che possono essere utilizzati per ottimizzare questo processo. Comunque, chi può beneficiare da questi approcci? Principalmente parliamo innanzitutto di soggetti sani o sportivi, ma comunque la macro categoria è di soggetti sani e anche di soggetti sani e sportivi, quindi non solo sani e sedentari. Ne possono beneficiare gli ex obesi o gli ex sovrappeso o anche in persone attualmente sovrappeso, in quanto è uno shock metabolico molto forte. E chi è stato in sovrappeso in passato sa benissimo che avere una buona tolleranza ai carboidrati è estremamente difficile. Essendo molto difficile, avere una fase a basse calorie è un ottimo aiuto, perché comunque si presenta come una fase di attacco in cui la tolleranza ai carboidrati la possiamo costruire passo dopo passo. Altro soggetto che può beneficiare da questi approcci è il soggetto fitness alla ricerca di definizione con difficoltà nello smaltimento della ritenzione, in pratica come una sorta di reset metabolico da cui partire per capire quali sono gli alimenti che creano più ritenzione di altri. E infine, una macro categoria a parte è quella dei soggetti autoimmuni, che possono utilizzare una dieta con integratori, quindi con tutti i pasti sostituiti, per effettuare la reintroduzione di un alimento o una classe alimentare per volta alla ricerca della dieta perfetta per l'individuo stesso, quindi la dieta che causi meno reazioni allergiche possibili. Queste sono più o meno tutte le categorie che possono beneficiare da questo approccio in maniera specifica. Diciamo come tool di dimagrimento, quindi come pratica atta al dimagrimento, non deve essere prolungata molto a lungo, vedremo dopo le motivazioni, quindi gli effetti collaterali, ma può essere inserita all'interno di una ciclizzazione, quindi dei periodi ad alte calorie, dei periodi a calorie medie, dei periodi a calorie più basse e dei periodi in cui vengono utilizzati questi approcci specifici, dalle 400 alle 800 calorie. Qual è il punto? Il punto in particolare è che quella review ha preso in esame questo tipo di approcci come se fossero dei sostitutivi, quindi dalle 400 alle 800 calorie si fa con i sostitutivi del pasto. In realtà è possibile arrivarci anche con alimenti. È possibile effettuare questo regime dietetico anche con quantità alimentari esigue, ovviamente. Qual è il problema? Principalmente è che magari qualcuno può preferire sostituire l'intero pasto piuttosto che mangiare, non so, 30 grammi di bresaola, 40 grammi di affettato, 10 grammi di mandorle. Quelle sono, diciamo, adattabilità individuali, che oltre alla ragione psicologica è anche una questione organizzativa. Magari può essere più comodo usare dei sostitutivi del pasto sapendo che abbiamo una deadline piuttosto stretta, quindi una scadenza stretta per questo periodo, piuttosto che mangiare poco, seppure per pochi giorni, cioè masticare poco, che è una sensazione molto importante a livello neurologico. Dunque, dopo aver detto i soggetti che possono avere benefici, come possiamo ottimizzare questa pratica in modo che ci siano meno danni possibili? Dove per danni intendiamo in questo specifico caso, in questo specifico argomento, la perdita di massa muscolare? Allora, principalmente tramite l'integrazione di aminoacidi ramificati, con l'integrazione di aminoacidi essenziali e con l'inserimento di allenamento contro resistenza, il cosiddetto resistance training, ossia il sollevamento pesi, che in tutte le review che l'hanno analizzato si è dimostrato essere un fattore altamente protettivo per la massa muscolare, che diciamo perdere 10 kg di cui 5 di massa muscolare, per quanto sia un esempio ovviamente campato per aria, non sarebbe un buon risultato ed è quello a cui dobbiamo stare molto attenti. Inoltre,
Come nota conclusiva, non dobbiamo dimenticare che approcci del genere possono portare a effetti collaterali. Gli effetti collaterali più comuni sono crampi, nausea, stanchezza, giramenti di testa, e un effetto molto comune riportato è quello della perdita di capelli, soprattutto se questo tipo di approcci viene portato per troppo a lungo. Allora, la domanda è: perché portare un approccio del genere molto a lungo? Perché a livello psicologico fa molto. Il fatto di perdere molto peso molto velocemente è una motivazione forte che ci spinge a tutti gli effetti a cercare di prolungare. Magari ci dà la forza psicologica di dire ancora un giorno, ancora un giorno, ancora un giorno. Quello a cui poi andiamo incontro è un rallentamento, però, un cosiddetto blocco metabolico, che affronteremo in un altro video. E quindi è importante, assolutamente fondamentale, farsi seguire da un personal trainer, da un istruttore, da un preparatore per quanto riguarda la pianificazione di un allenamento che sia adeguato a questa fase, perché sebbene si parli di una settimana, non è mai bello svenire sotto i pesi o svenire durante un allenamento. Non è bello né sano, non è un vanto, diciamo, soprattutto farlo in queste condizioni, ma ci si deve allenare sempre in maniera cosciente e affidarsi a un nutrizionista che monitori, se possibile, giorno dopo giorno o comunque in maniera molto stretta, cioè con intervalli di tempo molto ravvicinati, la massa muscolare, in modo da limitare al massimo i danni e aggiustare il protocollo sull'individuo. E questo è tutto quello che può essere utile e che viene menzionato nella review della ISSN riguardo le diete a basso contenuto calorico. Nei prossimi video affronteremo gli argomenti più controversi, che anzi per molto tempo sono stati controversi in ambito dietetico, che sono principalmente diete a basso contenuto di grasso, diete a basso contenuto di carboidrati. Ci vediamo al prossimo video.